A luglio scatterà ufficialmente l'inizio della nuova sessione estiva di calciomercato, ma la Juventus, come ben sappiamo, è già in moto da diverso tempo. Questo perché sul tavolo della dirigenza bianconera ci sono tante situazioni su cui mettere mano: riscatti, cessioni e nuovi colpi in entrata. Come vi abbiamo ripetuto a più riprese, sarà un mercato intenso quello della Juve e le notizie che stanno circolando già in queste settimane lo confermano. Anzi, le indiscrezioni che abbiamo raccolto in queste ore sono particolarmente interessanti. Torniamo dunque a fare il punto della situazione con la consueta raffica di calciomercato della Juventus, con tutte le ultime notizie da poter scorrere rapidamente una dopo l'altra. Partiamo subito dunque dalla prima notizia che riguarda Alvaro Morata. 1. La Juve e Allegri vogliono trattenere Morata e lui vuole rimanere, su questo non ci sono davvero dubbi. C'è però da convincere l'Atletico Madrid. Stando ad alcune indiscrezioni che abbiamo raccolto in queste ore, adesso starebbe filtrando molto più ottimismo sulla permanenza dello spagnolo a Torino rispetto a qualche giorno fa. Ci sono segnali positivi. Secondo quanto ci risulta, i bianconeri non vorrebbero andare oltre i 15 diciottesimi di milione. Ma una di via di mezzo potrebbe essere rappresentata da un nuovo prestito a 10 milioni più un riscatto obbligatorio ad altri 10. 2. La vecchia signora ragiona anche per quanto riguarda le corsie difensive. L'idea sarebbe quella di mettere a segno due colpi, uno per la fascia sinistra e uno per quella destra, soprattutto in caso di addio di Juan Cuadrado. Per la sinistra il nome caldo è Emerson Palmieri, ma la Juventus continua a parlare con l'Udinese anche per Destini Udoje per il futuro. I contatti con il club friulano però vanno avanti soprattutto per Nahuel Molina, che piace tantissimo a Madama. E lui il primo obiettivo per la fascia destra. 3. Negli scorsi giorni è salito improvvisamente alla ribalta il nome di Giovanni Simeone come possibile alter ego di Dusan Vlahovic. Qualcuno lo dà come l'obiettivo in pole position per l'attacco della Juve, anche se per ora noi non abbiamo registrato particolari passi avanti su questo fronte. Tanti i 15 ventesimi di milione richiesti dal Verona per quella che sarebbe una riserva alla Juventus. In più, ci sarebbero altre squadre molto forti sull'argentino, come Salernitana e Siviglia. 4. Parlando della difesa, Allegri vuole un nuovo centrale di grosso calibro per sostituire Chiellini e il sogno di calciomercato della Juventus è sempre Kalidou Koulibaly. Obiettivo difficilissimo per più ragioni, ma i bianconeri rimangono alla finestra per il colosso senegalese. Si attende l'esito dalle trattative con il Napoli, se il rinnovo non arriverà, allora la Juve farà un tentativo. 5. Occhi aperti anche sul fronte Matthijs de Ligt. Alcune sirene di mercato e le ultime parole del difensore olandese impongono grande attenzione e prudenza. Sul centrale sarebbero in pressing il Chelsea e soprattutto il Manchester United. Nel prossimo futuro dovrebbe andare in scena un nuovo summit tra la dirigenza bianconera e l'entourage di de Ligt per parlare nuovamente del rinnovo. La Juventus vuole spalmare il pesante ingaggio del difensore, ma dovrà anche ritrattare al ribasso sulla clausola rescissoria. 6. Da definire pure il futuro di Meri Demiral. Se l'Atalanta non lo riscatterà, la Juventus dovrà trovare una soluzione in uscita del difensore turco. L'ultima suggestione l'ha lanciata Tuttosport, secondo cui potrebbe nascere una nuova idea di scambio con la Fiorentina, che ha messo gli occhi su Demiral. In cambio, a Torino potrebbe finire uno tra Nikola Milenkovic e Igor.
7. L'affare Di Maria ha subito una drastica frenata nelle ultime ore. Non c'è accordo tra la Juve e l'argentino, con i bianconeri che ora si guardano intorno alla ricerca di un altro obiettivo per quel ruolo. Vi abbiamo raccontato come stia prendendo quota la candidatura di Domenico Berardi del Sassuolo, ma bisogna tenere sempre in considerazione anche il nome di Nicolò Zaniolo. La Roma è disposta a cederlo, ma serviranno circa 50 sessantesimi di milione di euro. 8. Parlando sempre di esterni offensivi, rimane in piedi anche la pista Filip Kostić, che comunque non escluderebbe l'arrivo anche di un'altra ala. Anzi, secondo l'esperto di calciomercato Alfredo Pedulla, la Juventus prenderà due esterni offensivi. Uno potrebbe essere proprio il serbo. Il giornalista, sul suo sito ufficiale, scrive: la Juve ha chiesto a Kostić di prendere tempo per il rinnovo che l'Eintracht gli ha proposto. La Juve ha proposto un triennale più opzione, l'Eintracht chiede 20 milioni per il cartellino, ma ci si può lavorare.